Il video di Nazca. Max, come Ayrton. GP Brasile pazzesco. Norris flop, Stroll incommentabile. Ferrari ci crede. Vai, guardiamo. Diamo un'occhiata. Cosa è successo di tutto? Pioggia, incidenti, sessioni cancellate. Qualifica le 7 del... Cercherò di mettere in pausa il meno possibile perché non abbiamo tantissimo tempo, ma let's go. Mattino, Norris che sembra riprendere il mondiale, le Ferrari salvate da un sorpasso di Leclerc, le Alpine a podio e poi... Il bloccaggio di Stroll è stato molto strano. La rimonta del decennio, da 17° a primo, sul bagnato, una categoria superiore agli altri. Il mondiale piloti è roba sua e oggi l'ha fatto bravo, capire. Bravo, bravo, bravo. Ora, è stato un weekend talmente caotico con gente che va forte. Non avrei mai creduto di poter gioire per la vittoria di Max, ma va bene. Ho gioito un pochino. Sabato e poi fa schifo la domenica, ho gente che parte bene e poi fa... Che non posso fare il solito format del post-GP, quindi lo cambieremo. Faremo il Nazca assunto, che fidatevi servirà per rimettere insieme i pezzi, un micro Nazca Tech... E poi faremo un'analisi dettagliata pilota per pilota. Una sorta di Nazca voti esteso con tutta una serie di analisi uno per uno. Bello! Non perdiamo tempo e partiamo con il Nazca assunto. Let's go! Iniziamo dal mercato, che è l'argomento meno confuso di tutti. Nel paddock di Interlagos, sin dal giovedì, i nomi più caldi sono due, Colapinto e Bortoleto. Gabriel Bortoleto, per chi non lo sapesse, è un pilota brasiliano. Sappiamo oggi che è stato confermato per... Kick Sauber. Sappiamo. Italiano di Formula 2, dell'Accademia di McLaren, e nelle ultime settimane è diventato il pilota favorito per il secondo sedile di Sauber. Piace a Binotto, la McLaren lo lascerebbe libero, in tanti danno il suo esordio nel 2025 come certo. Diverso invece il discorso con la Pinto. Red Bull sembra molto interessata, Williams però chiede 20 milioni di dollari per liberarlo dal contratto. Quale contratto? Quello della Formula 2? Aspetta, quella attuale? Sono tanti soldi. Ma perché lui ha il contratto con chi adesso? Perché lui, sì, sta con... È pilota Williams, ma nel contratto nell'Academy. Ah, ok. Infatti, perché lui... non credo abbia un particolare contratto con la Formula 1 adesso, no? Ok, chiaro, chiaro. Una volta pagata la penale, Red Bull potrebbe metterlo in V-Carb. Ma c'hanno i soldi che gli escono dal culo. Potrebbero darglieli, però devono ancora forse decidere. Di fianco a Tsunoda, promuovendo Lawson. Anche se qualche giornalista argentino addirittura dice che Colapinto potrebbe andare direttamente in Red Bull di fianco. Ma ti rendi conto? Sarebbe tanta roba, Colapinto mi piace un sacco. Di fianco a Verstappen. Ognuno degli scenari comunque vede Perez fuori dalla Red Bull e... Perez fuori, godo. E a questo punto voi vi starete chiedendo, ma perché non l'hanno fatto fuori prima Perez? Perché tutti gli sponsor che si porta, se Perez se ne va, se ne vanno. Se però a rimpiazzarlo fosse un altro pilota forte in Sud America, allora quegli sponsor potrebbero restare. Vero. Iniziate adesso un po' a capire perché di colpo tutti interessati a Colapinto e perché Perez continua a correre. Insomma, vedremo come andrà a finire la vicenda. Perez corre solo perché porta un botto di soldi, ma li sta portando lo stesso anche se fa cagare? Domanda. Ma tra l'altro vi ricordo che ho fatto l'altro giorno un video proprio su Colapinto in cui vi racconto la sua storia. Giusto, dobbiamo vederlo, l'ho salvato. Mi piacerebbe Colapinto in Red Bull per forza. Colapinto mi piace come ragazzo, sembra veramente umile, competitivo e c'è veramente tanta strada davanti. Se lo metti lì... Porca puttana, gli darà la sua anima probabilmente, per fare bene. Storia chi è? Dopo il post-GP andate a recuperarlo sul canale. Però non lo so quanto bene gli farebbe stare vicino a Max. Cioè, è una cosa positiva ma forse anche negativa, non lo so. L'anno prossimo comunque sarà veramente, 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 veramente interessante da vedere con tutti i ragazzi nuovi. Gli argentini non sono mai umili? Vabbè, non fate i razzisti adesso, comunque con i vostri pregiudizi, nel senso... Magari sì, hanno il sangue caliente, però se c'è da lottare è competitivo sicuro, però quello dire si vede che è un bravo ragazzo. Bene, passiamo adesso alla pista e alla notizia della vigilia. Nuovo asfalto ad Interlagos e questa è un'incognita per tutti. Pirelli prevede una corsa con almeno due pit stop e tanto degrado.
Magnussen sta male, ha la nausea e al suo posto viene messo Berman. Verstappen monta invece il sesto motore V6 e quindi sconterà 5 posizioni di penalità in griglia. Iniziano le libere e arriva la prima sorpresa. La pista riasfaltata ha un buon livello di grip. C'è poco bitume, vero, ma c'è un grande, grandissimo problema. Le sconnessioni, invece di diminuire, sono aumentate. Le Formula 1 saltano come dei canguri su questo asfalto e gli assetti preparati dalle scuderie si rivelano un disastro, quindi bisogna ripensarli tutti. Comunque, grazie anche a un'ala posteriore molto interessante, la McLaren sembra la migliore, con la Red Bull invece così e così. Mercedes bene solo sul giro secco e Ferrari bene solo sul passo gara. Arrivano le qualifiche sprint, venerdì pomeriggio. Prima sorpresa di giornata, le Aston Martin, entrambe fuori in Q1. L'assetto è terrificante, Alonso e Stroll sono lentissimi. Altra sorpresa, in Q2 fuori Hamilton e Perez. Dopo il disastro del Messico, Checo ha un nuovo telaio. C'è da dire che non va neanche malissimo, ma la squadra purtroppo sbaglia il timing dell'ultimo tentativo e Perez rimane... Devo mettere pausa. No, non devo, scherzare. ...fuori. La vera sorpresa di giornata sarà Oliver Berman, in Q3 con il quinto tempo, dopo che nelle libere 1 si era messo terzo. In Q3, come da regola delle qualifiche sprint, si passa dalle medie alle soft. E qui le due McLaren non hanno rivali. Sorpresona, primo Piastri davanti a Norris, che sbaglia il colpo finale. Bel giro di Leclerc terzo, poi Verstappen, Sainz, Russell, un super Gasly settimo, ottimo Alonso ottavo, Albon nono e Berman decimo, rimasto senza tempo dopo un errore. Sabato mattina, gara sprint, c'è il sole, asfalto 40 gradi, tutti quanti partono con l'ho le vista, medie. Nei primi giri Piastri rimane in testa. Norris lo segue da vicino, ma Leclerc e Verstappen attaccano le McLaren. Non so, vi dico così, mi sembra così. Un per dare il DRS, poi, che cavolo, a Norris, so, visto poco. La Ferrari però inizia a scodare sempre di più e poco dopo metà gara arriva il sorpasso di Verstappen su Leclerc, dopo una sbavatura di Charles. Max si mette così a caccia di Piastri. Sì, perché Piastri nel frattempo per un ordine scuderia ha fatto passare Lando, che si gioca il titolo. Finché Hülkenberg rompe il cambio e arriva una virtual safety car. Che salto incredibile! Max eccede il delta time, commettendo un'infrazione, viene così penalizzato e chiuderà la gara quarto dietro Leclerc. Quindi vince Norris, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Sainz, sì, che corre sprint, sempre staccato dai top, Russell, Gasly e Perez a chiudere la zona punti. Bene, questo era come se fosse un weekend, perché quello che inizia adesso sarà un weekend totalmente diverso. Sabato pomeriggio, ora delle qualifiche, diluvia. Ma diluvia talmente tanto che dopo continui rinvii delle qualifiche si decide di annullare le qualifiche. Le qualifiche vengono infatti rimandate alle 7.30 del mattino di domenica e la gara viene anticipata alle 12.30 di domenica. Tutto questo, visto il meteo molto instabile, per avere una finestra più ampia possibile. Comunque pensate quanto questi sono stati svegli, tutti quanti, a lavorare, aspettando il momento giusto? Ma avranno dormito? Chissà quanto erano stanchi e devastati. E cercare di fare la gara. Qualifiche. Domenica mattina. Diluvia, si entra con le full wet. Prima bandiera rossa, con la Pinto a muro. Con queste gomme la McLaren non va, Norris rischia tantissimo ed è quindicesimo, Hamilton fuori, sedicesimo. La situazione migliora un po' e nel Q2 si passa alle intermedie. Nel primo giro, con queste gomme, Sainz si gira ed è fuori anche lui. Bandiera rossa, si riparte e questa volta a sbattere è Stroll. Ancora bandiera rossa, questa volta non c'è tempo di ripartire. E chi rimane fregato? Le Red Bull. Verstappen e Perez entrambi fuori in Q2. Sveglia alle 4.30. Perché non avevano ancora completato un giro spinto con queste gomme. Si arriva al Q3. I piloti danno il tutto per tutto. Alonso la sbatte. Altra bandiera rossa. Si riparte. Albon... Ma sono... Con la Pinto a muro, ricordiamolo. Allora, io adesso non voglio fare... Però... Non... Guarda adesso quanti si andranno contro il... Hai visto la gara? Non è che è l'unico che è andato contro il muro, cioè... Con il secondo, sta per fare la qualifica della vita. Decide di rilanciarsi per un altro giro e la sbatte anche lui. In tutto questo, eccezionale Norris. Primo in Q2 e primo in Q3. Pole position. Aiutato anche dall'ala posteriore più carica, più adatta per la pioggia. Secondo Russell, terzo Yuki Tsunoda, quarto Ocon, quinto Lawson, sesto Leclerc, in difficoltà, solo ottavo Piastri. Ciao, questa dunque sarà la griglia di partenza della domenica e... sembra di aver rimescolato i piloti a caso. Verstappen partirà 17° per la penalità al motore. È vero, Sainz hanno parte fatto un bel... Sì, perché in Ferrari hanno approfittato dell'incidente per il power unit e cambio. Ad Alonso, Stroll e con la Pinto sono riusciti a riparare le macchine, mentre era invece era incazzatissimo, no. È vero. Il danno era troppo grosso, non sono riusciti a ripararlo. Russell ha detto che non gli è piaciuto quell'orario, gli ricordava i tempi di kart. Come mai non gli è piaciuto? Cioè, ricordava di brutti momenti? Quando bisognava svegliarsi presto la mattina? Alle 12.30 brasiliane per l'inizio della... Guarda le chiappe! La gara piove poco, la pista è da intermedia e il primo colpo di scena è ancora prima che la gara parta. Giro di formazione, Stroll blocca, si gira, quando fa per ripartire si mette nella ghiaia e si insabbia lì. Qualcosa di incommentabile.
tutti quanti fermi in griglia, partenza abortita. E attenzione, abortita non significa che bisogna ripartire, rientrare in box, ripartire a schierarsi. Significa che bisogna stare fermi lì, perché i meccanici rientrano. Peccato che Norris, il poleman, non se ne renda conto. E lui che cosa fa? Parte lo stesso per il giro di formazione. A quel punto lo seguono Russell, Tsunoda e Lawson, mentre Ocon e Leclerc dicono: ma che cacchio stanno facendo qua? Bisogna restare fermi. Che succede? Alla fine non è che puoi star lì fermo col motore acceso. E quindi pian piano, una volta partono, alcuni aspettano l'ultimo. Verstappen dice: ma che? Un macello. Vengono così investigati Norris, Russell, Tsunoda e Lawson, ma alla fine arriveranno solo reprimende e multe. 20 minuti dopo finalmente si parte. In partenza Russell fulmina Norris e si mette al comando, mentre Tsunoda tiene dietro Ocon e Leclerc. Fantastico Verstappen che in un giro passa da 17° a 10°. Stacco frizione perfetto, traiettorie esterne in curva 3, sorpassi puliti senza una qualità pazzesca. Insomma, capolavoro. La rimonta di Max prosegue nei primi giri, quando in realtà nessun altro pilota riesce a sorpassare, tra aria sporca, bagnato e assenza del DRS. Nessuno tranne Max. La Red Bull risale bene fino al sesto posto, quando incontra Leclerc che inizia a chiudere tutto. Max deve solo avere pazienza, perché la pazienza verrà premiata quando la pioggia aumenta. Per primo si fermerà Charles, che spera in un undercut su Ocon e Tsunoda, mettendo un'intermedia più fresca. Purtroppo però le corsie d'ingresso e uscita box sono allagate. Il vantaggio non basta e Leclerc esce dietro a Berman e Hamilton, senza riuscire a superarli. Poco dopo si fermano molti altri, tra cui Russell e in contemporanea Norris. Una mossa abbastanza incomprensibile quella di Norris. In teoria dovresti fare l'opposto di quello che fa davanti, ma soprattutto Norris deve guardare cosa fa Max, non cosa fa Russell. E infatti gli unici tre a non fermarsi sono Ocon, Verstappen e Gasly. Questa è la mossa del secolo. La pioggia diventa diluvio, la pista si allaga, Norris intanto supera Russell, finché poco dopo non entra in pista la safety car. Motivo? La pista è allagata e non si vede più nulla. Ora, se la gara ripartisse subito con la safety, i primi tre che non hanno cambiato le gomme potrebbero soffrire. Questi passaggi non mi sono chiari. Cioè, chi doveva passare ma non è passato, la safety car interviene, che cosa va a rovinare per alcuni, come avvantaggia gli altri... Non ci capisco niente ancora. Che se in realtà alzano talmente tanto spray che non so quelli dietro come farebbero passarli. Quello che succede in realtà è che Colapinto dietro safety va in aquaplaning, la tira nel muro ed espongono la bandiera rossa. Tutti possono cambiare le gomme e i primi tre possono mettere quindi intermedie fresche. Bingo! Arriva anche la prima bandiera nera dopo un sacco di anni. Hülkenberg infatti dopo... Ecco, cos'è la bandiera nera? Non mi ricordo, mi ricordo che all'inizio del campionato avevamo visto un video in cui spiegava le bandiere. Squalifica, ok, quando viene squalificato qualcuno. Può essersi girato e non riuscendo a ripartire, è stato spinto dai commissari ed è ripartito. Ma quando i commissari toccano la macchina non può più ripartire e quindi bandiera nera. Si riparte, Ocon mantiene la testa della corsa, Verstappen secondo, Gasly terzo, Russell quarto con Norris che va in pappa e va lungo e perde la posizione. Giro 40 di 69, nuova safety car, perché stavolta a sbattere è Carlos Sainz. Alla ripartenza... Vedi quanta gente è andata contro il muro comunque, eh? Cioè è stato una carneficina per molti. Sa due colpi di scena, Verstappen passa Ocon e le... La bandiera rossa dà vantaggio perché puoi cambiare gomme senza fare pit stop, quindi i primi tre è come se non si fossero fermati. Leclerc fa un sorpasso spettacolare su Norris e Russell, due in un colpo solo. La Ferrari così si trova quarta dietro alle due Alpine. Sembra mettersi bene per la Ferrari, ma in realtà non è così. Leclerc ha le gomme gelide, va lungo e Russell lo ripassa. Charles riesce comunque a tenere dietro entrambe le McLaren, peccato che quelli davanti prendono e scappano. Verstappen è di un altro pianeta. Il suo stint finale è qualcosa da incorniciare, da fare un quadro e venderlo. 19 secondi guadagnati sul secondo in 27 giri. Giro più veloce della gara, un secondo e uno più veloce di qualunque altro. Dopo 10 gare di digiuno, Max torna a vincere e lo che fa mostro. In un modo che verrà ricordato per sempre. Beh, dietro vero, di lui sul podio le due Alpine, che in un weekend hanno fatto più punti che in una stagione intera. Nel finale, a gomme finalmente calde, Leclerc si avvicina un po', ma chiude comunque quinto. Con dietro Norris solo sesto, settimo Tsunoda, ottavo Norris, Piastri penalizzato. Non gli è andata bene. Contatto con Lawson, nono proprio Lawson e decimo Hamilton che non riesce a sorpassarlo. Una scassunto più lunga della storia. Prima di passare all'analisi di tutti i piloti uno per uno, vogliamo fare comunque un piccolo Nasca Tech, per citare la polemica brasiliana. Sabato pomeriggio Automotor Un Sport, settimanale tedesco, pubblica uno scoop. La Red Bull avrebbe avvisato la FIA di un trucco impiegato da alcuni avversari, tra cui McLaren e forse Ferrari. Queste squadre aggiungerebbero qualche goccia d'acqua dentro lo pneumatico.
l'acqua evaporando sottrarrebbe calore all'aria interna alla gomma, diminuendo così il rischio di surriscaldamento. Si tratterebbe di un trucco sperimentato dalla Red Bull qualche anno fa, poi reso illegale dalla FIA. I team infatti possono gonfiare le gomme solamente con aria o azoto, ed è vietato qualunque macchinario che deumidifichi l'aria che viene usata. Ora, il regolamento dice deumidificare. E perché è così importante deumidificare? Beh, per il fatto che se entra umidità nella gomma diventa poi difficile fare bene il controllo pressioni. Ok, beh, ma allora se l'umidità nella gomma non fa bene, a maggior ragione non ha senso aggiungere acqua. E infatti proprio per questo, per alcuni aspetti, lo ha confermato anche lo stesso Vasseur, aggiungere acqua nella gomma aiuterebbe poco. Tuttavia si sono viste delle cose ben più strane in Formula 1 nel passato. E la Red Bull sostiene proprio che la difficoltà di passo di Ferrari e McLaren, dimostrate nella sprint race di sabato mattina, confermerebbe questi sospetti. Ora, di sicuro la FIA aumenterà i controlli. Cioè, quali sospetti? Che hanno messo un pochino d'acqua dentro, no? Per migliorare sta cosa? Ma se... non credo, dai. Boh. Ma, come per il T3 di Austin, potrebbe trattarsi solo di guerra mediatica tra le squadre. E noi, purtroppo, non possiamo far altro che... Comunque non avrebbe senso veramente fare una roba del genere. Cioè, veramente, verso la fine rischi di perdere tutto? Soltanto per avere un vantaggio in maniera illegale? Ah, bisogna essere stupidi. Stare alla finestra e ascoltare. Bene, passiamo finalmente ai mega nascavoti, analisi dettagliata di ogni singolo pilota con altri top. Che interessante. Seguiamo quindi la classifica costruttori al contrario, partendo dalla Sauber. Giù, flop, 4,5. Intorno a lui succedono mille cose, ma giù alla fine è sempre ultimo. Poi per carità... Giù e giù, poverino. Povero cucciolo. Ha qualche scusante. In Q1 della sprint la Sauber calcola male i tempi e non ha l'ultimo tentativo. Ma la realtà è che nella sprint è ultimo e passa l'Aston Martin solo mi perché spiace. Sono registrate. Q1 è ultimo. Per la lui, poverino. È ultimo. Fa errori. Chi va non lungo lo ripassa. L'ultimo. Che dire, brutto. È proprio in difficoltà in questo finale di stagione. Sempre per la Sauber, Valtteri Bottas. Top. Voto 7. Non lo sì, so, lo sarà Matteo. Che stanno per dargli il ben ne servito. Però ultimamente Bottas fila che è un piacere. Da Austin la Sauber è un pelo migliorata, ok, ma Interlagos Valtteri corre proprio bene. Q2 nella qualifica sprint, Q3 sfiorato nella qualifica bagnata. Due gare difficili per colpa della macchina, però ci sono segnali di risveglio. Che fine bene. Faranno secondo passiamo voi? Passiamo adesso alla Williams. Il primo pilota, Colapinto, è un flop, 4,5. Weekend negativo per Colapinto in Brasile. Ora, la pressione era altissima, un sacco di argentini in tribuna, Franco venerato come una superstar, rumors che arriverà in Red Bull. Però sono arrivati tanti errori. Qualifica sprint, sì. Sull'asciutto, non mette insieme il giro. Gara sprint, così e così. E poi una domenica da incubo. Due botti pesantissimi, uno in qualifica e uno in gara. Tanti. Ah, invece per lui si diceva che durante il weekend, tipo, gli sia morto il nonno, tipo. Poverino, quindi forse era un pochino così anche per questo motivo, non lo so. Tantissimi danni, dove peraltro stava anche recuperando e soprattutto gravissimo quello in gara, fatto dietro safety car. Peccato davvero. Speriamo comprensibile, come ho detto prima, non siamo sempre dei robot. Williams, manco... Alexander Albon, rimandato, voto 6. Albon si salva con questo voto sufficiente solo perché è un weekend sprint e quindi venerdì e sabato contano un po' più del solito. Il Q3 nella qualifica sprint è un buon inizio. Nella sprint chiude decimo, ma senza gomme nuove, a differenza di Lawson. Per la qualifica così è tranquillo. In Q3 sta facendo un miracolo, si trova secondo e poi il botto. Macchina disintegrata, irreparabile e quindi non partecipa alla gara. Il voto dovrebbe scendere sotto la sufficienza, anche se Albon dice di aver sentito un beep nel casco, sintomo di un guasto prima dell'incidente. Williams non ha ancora confermato nulla a riguardo e quindi rimandato. Passiamo adesso alla Vicarb. Liam Lawson, top, voto 8,5. A questo punto direi che se la Red Bull deve scegliere tra lui e Colapinto per sostituire Perez... Porca miseria, si fa difficile la scelta, eh. Questo weekend aiuterà tantissimo Lawson. Eccellente in qualifica, sia sull'asciutto che sul bagnato. Doppia Q3, addirittura quinto la domenica mattina. Buona e molto combattuta la sprint, proprio contro Perez, chiusa nono. Raga, riguardo quello che ho detto, secondo me non... Ti può succedere qualsiasi cosa, ma a loro non interessa. Cioè, sei in Formula 1, qui conta la prestazione che metti in atto. Cioè, conta quello che fai. Non interessa niente a nessuno quello che è successo nella tua vita privata, immagino. Perché ci sono così tanti soldi in mezzo che non vai bene, non riesci a fare
quello che ci aspettiamo? Sei fuori. Credo che ragionino così, poi non lo so. Credo saranno umani un po' anche loro, però non in uno sport di questo tipo, secondo me. Fortunata invece la gara dopo il test a coda causato da Piastri. Che gira tutto intorno ai soldi. E poi tanto lo sappiamo, la scelta tra Alonso e Colapinto non sarà dettata dal talento, ma solo da quanti soldi la loro presenza riuscirà a portare. Yuki Tsunoda, top, voto 8. Mezzo voto in meno rispetto a Lawson solo perché il venerdì fatica tanto, uscendo in Q1 dalla sprint qualifying. Nella gara sprint recupera qualche posizione, ma la realtà è che la domenica si scatena. Stupendo terzo in qualifica, mantiene la posizione all'inizio della gara, poi lo frega la bandiera rossa. Eppure alla partenza rimane... Sono da tanti alti e bassi, vero? E chiude settimo, mantenendo così la vita altre volte il sesto posto costruttori. Passiamo adesso alla Haas, Oliver Berman, voto 6,5. Weekend un po' pasticciato è quello di Berman. Chiamato all'ultimo per sostituire Magnussen, al venerdì fa fuoco e fiamme. Nella gara sprint però fa un po' fatica con la Haas che ritorna un po' la vecchia Haas che mangiucchia le gomme. Sul bagnato poi in qualifica ci capisce poco. In gara un buon ritmo, con le intermedie va forte. Tante battaglie ma... Metto in pausa per chiedere una roba. Ma i rookie non si rovinano un po' la reputazione visto che il primo anno è il più importante e quindi che ti segna nella Formula 1 tanto? E ti fa da... ti si crea la tua reputazione in base al tuo primo anno, no? Se finiscono dentro le scuderie che magari fanno cagare, non si rovinano? Non vanno a rovinarsi la reputazione. Che lo diceva? Lo diceva Tsunoda, se non sbaglio. Non mi ricordo dove l'avevo visto. Che il primo anno per lui è stato tosto in Formula 1 e quindi è rimasto dove è rimasto anche un po' per questo motivo, però non lo so. Vediamo. E io ho letto che Red Bull sta pensando di prendere Sainz facendo un accordo con Williams, in questo modo Williams confermerebbe con la Pinto con relazione di Red Bull futura, con relazione di... Non lo so ragazzi, non credo che funzioni così perché se Sainz ha già la conferma e cioè i contratti con... Non lo so, mi sembra un po'... Delle dicerie, però, boh, vedremo. È una vasca di squali, eh sì. Troppi errori. Va spesso per prati, in un'occasione va anche nel muro. Un po' più di calma forse sarebbe andato tutto molto meglio. Hulkenberg, voto 5,5. Difficile valutare il weekend di Hulk, eh? Ok, non si trova con l'assetto, le qualifiche sprint vanno male per i suoi standard, in gara sprint si rompe il cambio mentre prova a recuperare posizioni, in qualifica disastro con le full wet che non riesce a scaldare, in gara arriva l'errore, i commissari lo fanno ripartire, lui però non può, quindi squalificato. Poteva dipende, fare di quindi. Più, sì, però è stato anche sfortunato. Passiamo adesso all'Alpine, che sarebbe dovuto essere due posizioni indietro nei costruttori, e invece il primo, Esteban Ocon... Schumacher la sera prima del GP di Imola nel 2003 tornò in Germania a dare l'ultimo saluto alla madre che morì poche ore dopo, la domenica vinse la gara. Sainz ha una clausola prestazionale per cui se Williams non va può essere prestato in Mercedes in cambio di Antonelli? Sì, l'ho vista la gara. Top, voto 9,5. Allora, fino alla domenica, il solito degli ultimi mesi. Cioè, uno con che non si trova con la macchina. Ma all'inizio dell'anno quanto li prendevamo per il culo quelli degli Alpini? Poi... La domenica arriva la pioggia. Ocon ci ha sempre sguazzato. Sono migliorati. Ha vinto una volta. E così, splash. Quarto in qualifica dopo un mezzo pensiero alla pole position. Super gestione del primo stint sulle intermedie. Si ritrova al comando grazie alla bandiera rossa. E grazie forse anche a un'intuizione del muretto. E quando si riparte che succede? Ocon vola. Si tiene dietro Verstappen. Se non fosse poi che dopo la safety Verstappen. Vabbè, è andata bene almeno una volta, no? Ora, inizialmente in quel momento una lì io ho dato un po' del pollo per aver lasciato la porta aperta a Max. Quando poi ho visto che Max aveva un secondo a giro di passo, ho detto, forse è stata meglio così. Non so se sarebbe potuto restare davanti. Per il resto, da quel momento lì, a Ocon non lo riprende più nessuno, quindi spettacolo. Il suo compagno di squadra, Pierre Gasly, top, voto 9. Una gioia ogni tanto. Ora, il bottone lo meriterebbe già per il ritmo con le slick. Settimo posto in qualifica sprint, settimo posto in gara sprint, il primo di tutto il centro gruppo, scatenato, batte Perez e Hamilton. Poi arriva una qualifica difficile con un Q2 sfortunato, solo quindicesimo, ma in gara sta tranquillo, risale fino a recuperare posizioni e approfittare della bandiera rossa. Si ritrova terzo e lì ci resta senza che Russell possa mai attaccarlo. Wow. Però hanno mantenuto, capisci? Lo sapete che Gasly e Ocon da bambini erano amici, ma poi hanno litigato e si sono odiati per tutta la vita? Ecco, ieri, durante le interviste, hanno scherzato assieme e sottolineato come quel doppio podio fosse un bel traguardo del loro percorso.
se pensate che hanno iniziato insieme sui kart. Wow. Aston Martin, iniziamo con Lance Stroll, un flop clamoroso, 3,5. Sarò veloce, guardate i super time di tutta la griglia. Guardate l'Aston Martin quanto andava piano in Brasile. Peggio della Sauber sull'asciutto, con il fondo di Imola rimontato sulla macchina. Quindi, diciamolo, fino a domenica mattina Stroll non aveva colpe. Poi, va a sbattere in qualifica. Vabbè, peccato, perché aveva il passo per il Q3. E poi, quando arrivi alla gara, ti cadono le braccia. Ma Stroll è forte con la pioggia, tra l'altro, blocca, no? Blocca posteriore. Si gira. Va nella via di fuga, potrebbe far manovra e ripartire. Cosa fa? Decide di ripartire nella ghiaia. E si affossa. Gara finita ancora prima di iniziare. Fernando Alonso, voto Rip. 5,5. Allora, stesso discorso di Stroll, nel senso che l'Aston Martin non stava in strada, saltava, ballava. E nella qualifica bagnato, Nando la mette quasi in prima fila. Nando però con la schiena non ce la fa. Finirà la corsa stremato, non si ritira solo per far felici i meccanici. E in un certo senso anche per onorare la Spagna. Si è visto anche Nando emozionato per quello che è successo la settimana scorsa. Ora, è sicuramente deprimente vederlo così, però bisogna essere oggettivi. L'errore in qualifica è stato solo suo. Passiamo alla Mercedes. Lewis Hamilton, flop, voto 5. Male Hamilton. Ai microfoni dice che questa Mercedes è la peggiore macchina che abbia mai guidato. Impossibile gestirla, troppo dura, salta dappertutto. Però, vederlo fuori in Q1 sul bagnato e che fatica talmente tanto da non riuscire a passare l'Oson sulle intermedie, disperso poi con le slick nella sprint, soprattutto a Interlagos, dopo che ha guidato la macchina di Senna. Ma è veramente lui? Lewis Hamilton, il mago del bagnato? E questo lo dico specialmente. Ma se veramente lui è il campione 7 volte ed è forte sul bagnato e non riesce nemmeno qui a fare nulla, cazzo, ci sarà un motivo? No, vuol dire che l'auto fa veramente cagare. Dai, cazzo, non è che perdi magicamente la capacità di guidare dopo 20 anni che lo fai? O 30, non so. Specialmente se si guarda il compagno di squadra, George Russell. Ma qui c'è mica la motivazione delle auto diverse, che la sua non viene più sviluppata o aggiornata, mentre quella di Russell sì, tutte quelle robe lì. Voto 8,5. Russell ha combattuto per tutto il weekend. Con l'asciutto si è piazzato dietro le McLaren, le Ferrari e Verstappen. Più di così non puoi chiedere. Ma non ha senso. Ottimo comunque non aggiornare l'auto bagnata. Di... Conduce la corsa alla grande. Poi non la bandiera lo so, rossa magari non invece l'aiuta. Ha senso. Subisce il sorpasso di Leclerc. Ma è comunque bravo a mantenere la pressione alta. Che dire? Wow. Passiamo adesso alla Red Bull. Checo Perez. Tanto dicono, tanto non possiamo vincere. 5,5. Ancora un'insufficienza per Perez, sì, anche se questa volta non così grave. Perché comunque con il telaio nuovo qualcosa di buono si è visto, soprattutto nella sprint. Peccato per la gara, partiva davanti a Max, ma sin da subito non aveva Perez passo. Perez non so cosa gli è successo lì, sì, c'è il budget cap giusto, quindi dicono non aggiorniamo tanto. Perez comunque nelle ultime gare è un disastro, da cos'è? Da Monaco ormai è calato di prestazioni? Nei sorpassi, ma incisivo. Certo, non un disastro come il Messico, però non ne gira mai una per il verso giusto. Tutto il contrario per il suo compagno di squadra. Max Verstappen, come Ayrton oserei dire. Super top, voto 10 e lode. Già il sabato meritava il massimo dei voti, con una sprint race all'arrembaggio che fa sognare la Red Bull. Forse le Ferrari l'avrebbero battuto con una domenica asciutta, ma la realtà è che domenica piove. Max si incazza come una bestia in qualifica, perché i commissari aspettano ad esporre la bandiera rossa dopo il crash di Stroll, che in realtà stava pronto a ripartire. Max si sente attaccato, soprattutto dai media inglesi, l'ha fatto capire il giovedì nelle interviste. Così, in gara parte 17esimo e mette una classe. Stavo leggendo ora la stampa argentina, alcuni dicono che addirittura Colapinto abbia già firmato con Red Bull per il 2025. Ma sono tutte dicerie finché non c'è la conferma. Ciao Miki. Un talento e una rabbia in quei 69 giri di gara che davvero da strabuzzare gli occhi. Sorpassi, ritmo indiavolato, magie, niente scorrettezze. Ragazzi, di questa corsa si parlerà per 20 anni. E Max è come Senna, Schumacher ed Hamilton prima di lui. Quando piove si sa già, qualunque cosa succeda vincerà lui. E questa è una di quelle cose che riesce solo ai grandissimi. Arriviamo adesso a Maranello, Ferrari. Carlos Sainz, flop, 4,5. Weekend disastroso di Sainz, il peggiore della stagione. Forse addirittura il peggiore della sua esperienza a Maranello. Tutto questo dopo il Messico, in cui l'abbiamo esaltato come l'arma segreta della Ferrari, cioè i piloti, una coppia straordinaria. Naggia te, Carlos. Non parlo più, basta. Chiaro, il weekend sbagliato capita a tutti.
Però Carlos era indietro sul giro secco, indietro sul ritmo gara con le slick. E poi sul bagnato una... Cazzo, hanno fatto schifo un po' in tanti questa gara, eh? È stato un disastro per molti piloti. Situazione in cui Carlos stesso si descrive forte, beh, la confidenza con l'SF24 è pari a zero. Appena cade una goccia di pioggia, va nel pallone. Amore in qualifica, amore in gara. E insieme alla Q fanno 2-0 nel finale. Scusate. Di stagione. Devo farlo uscire. Diverso il discorso per il suo compagno di squadra, Charles Leclerc. Top, voto 8. Vi dico 8. La verità, mi aspettavo molto di più dalla Ferrari in Brasile. E Leclerc l'ha fatto un po' intuire a denti stretti. Cioè, ha sbagliato l'assetto. Le sconnessioni di questo asfalto sì, nuovo vero, hanno mandato nel pallone l'SF24. La sprint, pioggia, dove la pioggia ha è il nuovo tutto asfalto. Per tutto, distruggendo le gomme. Sia sul bagnato, dove il posteriore ballerino ha reso tutto ancora più difficile. Aggiungeteci poi la difficoltà nello scaldare le gomme, le safety car, le bandiere rosse. Peccato, perché questo weekend la McLaren ha sprecato molto. E a Spa Leclerc era andato bene con le intermedie. Non era impensabile immaginarselo dietro a Max. E comunque qualche imperfezione di strategia c'è stata tra qualifica e gara. Comunque, favoloso quel doppio sorpasso su Norris e Russell. Un colpo di teatro che aiuta tantissimo a tenere aperto il mondiale costruttori. Ah, una piccola aggiunta. Leclerc avrà preso forse 8, ma è un gran bel scostumato e villano. Eh sì, perché ha preso una multa per aver detto fuck. Ah, sì, quello che dicevamo prima. Madonna santa. Durante l'intervista di Città del Messico. Sì, perché... Ma questa cosa non ha senso. Non ha veramente senso. È veramente da pagliacci. Darle multe per questo. Mi sembra solo un modo per avere ancora più soldi. Dai. Certo, non è che ne fanno veramente tanti, però... Porca troia, ma veramente, ma che cazzo è? Ma cioè, boh, io non ho parole. Allora, ti hanno chiesto a Leclerc cosa hai pensato quando la stavi perdendo? E lui ha risposto, quando mi sì, hai perso la mille. Seconda volta, appena dopo per aver ripreso, ho pensato, fuck, ma cosa c'è di volgare in questa frase? Ma dove siamo? Alla televisione? Non puoi neanche dire fuck. Stai per andare nel muro a 200 all'ora, cosa devi dire? Acciderbolina, acipicchiarello. Che palle, ma io ve lo dico, vi cito, guarda, una bella frase di Simon Patterson, giornalista di MotoGP, che dice: le parolacce sono le spezie del linguaggio. E che cosa volete voi? Pasta in bianco? Senza sale, senza olio? Ma basta, facciamole ste conferenze stampa saporite, porca di quella passiamo alla meccanica. È vero, anche lui muta le parolacce, cazzo, io in live posso dirle cazzo. McLaren va in testa al mondiale costruttori, primo pilota che vediamo, Oscar Piastri, voto 7. Weekend a metà per Piastri, ottimo sull'asciutto, finalmente direi, grazie anche all'arrivo degli aggiornamenti pure per lui. Pole position nella sprint, l'avrebbe anche vinta senza l'ordine scuderia, e poi sul bagnato si perde. E Antonelli prossimo anno solo bestemmia in radio. Però male le qualifiche, male la gara, dove addirittura tampona Lawson e si pia la penalità, peccato. No, Matteo, situazione sarebbe ben più grave per Lando Norris, flop. Voto 6. Fine per tutti. Ora, gli streamer. Non c'è niente di male a rendersi conto che Verstappen merita il titolo, che Max è di una categoria diversa. Però c'è di molto male nel continuare a buttare via occasioni. Norris e la McLaren gestiscono alla grande la sprint. Lando poi si prende una super pole position con le intermedie per la gara della domenica. E poi ennesima partenza sbagliata. Vabbè. E poi ennesima scelta di strategia incomprensibile. Ma per quale cavolo di motivo, se Russell va ai box, tu lo segui nello stesso giro, se il mondiale lo stai facendo su Max? E Max non si sta fermando. E prevedono un dio. Pilota bene, tutti immagini team posizione radio. Posizione bruciata, gara buttata, e poi in ripartenza si fa pure fregare da Leclerc. Bisogna dirlo, Max ha chiuso il mondiale, ma Lando Norris ci ha dato le due mandate di chiave finali, e il muretto McLaren ci ha anche messo un bel catenaccio. Lando Norris infelice è consapevole anche l'intervista che... post-gara in cui Lando Norris addirittura attribuisce il successo di Verstappen alla fortuna. E quello che mi piace ancora meno, che ho letto proprio stamattina sulla pagina Instagram di Hammer Time, che vi consiglio di seguire, è molto bella, è che Norris poi per limitare i danni di questa intervista ha pubblicato una storia su Instagram in cui in realtà poi si complimentava con... Non la seguo più perché mi sembravano tante cose tipo un po' da giornalista che... tira fuori vari scoop o cose che in realtà non si sanno, però non lo so, magari invece ha senso. Con Verstappen, difendendo la sua guida con le celebri parole Simply Lovely. Peccato però che dopo pochi minuti ha tolto la storia. Ne avevamo già parlato anche di questo. Però niente di nuovo. Norris, il talento per vincere il mondiale, ce l'ha. Quello che gli manca forse è un lavoro importante qui dentro.
chiariamoci, dal divano di casa siamo tutti bravi, strapeghi, fenomenali, lì sono, cioè, sì. Fare le cose lì è un altro discorso. Però davvero, soprattutto con un uragano in arrivo, continuo a non capire perché fermare Lando quando Max ancora non sarà fermato. Siamo quasi arrivati alla fine, momento Nazca Quiz. Voglio fare i complimenti a Fukur1986 e Danilo Seminara per aver indovinato le risposte al Nazca Quiz sul Brasile. Grazie, c'è GPT per Danilo tra l'altro ha aggiunto anche una chicca, ovvero che la toccata di Hamilton permise il primo podio in carriera di Sainz. Grande. Bravissimi anche tutti gli altri che hanno indovinato. E vi faccio ora le domande per Las Vegas. Numero 1. Nel 1981 Nelson Piquet vinse il mondiale sul circuito del Caesar Palace. Contro quale pilota che partiva in pole position e non si trovò bene con il muletto? Domanda. La gara a Las Vegas per noi sarà, per me sarà alle 8 del mattino, per voi alle 7. Guarderete la gara? Domanda. Poi, seconda domanda. Se per noi sono tipo le 7 o 8 per me, lì a che cazzo di ora corrono? A mezzanotte tipo? 11 di sera? Notte? Numero 2. Quante volte nella scorsa edizione del GP di Las Vegas Leclerc superò una Red Bull in pista? Numero 3. Las Vegas è nel deserto. Quale altra notte, pista dove hanno corso le Formula 1? Ma perché di notte Stati corrono là? Era. Verso il prossimo GP. È più bella da vedere, con le luci. Gara, Las Vegas. Tanti rettilinei, poche curve, tutte lente, terreno ideale per le Ferrari. Almeno sulla carta, ancora più di Baku. Farà freddo però, e quindi non sarà facile scaldare le gomme. La sfida sarà accesissima. Verstappen al primo match point nel mondiale. Per il fuso orario. Gli basta arrivare davanti a Lando per vincere il mondiale. O gli basta anche perdere meno di 2 punti su Lando. Insomma, sarà uno spettacolo imperdibile. Ricordatevi che lì si corre di notte, ma qui saranno le 7 del mattino di domenica. Yeah. Bel video, bello. Mi è piaciuta molto questa parte in cui ha parlato di vari piloti. Chissà come saranno tutti i video che farà nel momento in cui la stagione sarà finita e quindi probabilmente parlerà come è andato il riassunto della stagione, parte 1, parte 2, magari parlerà di vari piloti. Sarà interessante da vedere secondo me. Bel video, bel video. Un club gigantesco a Nascita.